ragazzi, oggi facciamo uno dei piatti che mi piace di più, la zuppa di cipolle. Quindi tre tipi di cipolle, anzi due più lo scalogno, un po' di formaggio, grattatina di pepe, pane, inforniamo. Iniziamo subito. Ragazzi, iniziamo sbucciando le cipolle, chiaramente. Cosa abbiamo qua? Tre tipologie: cipolla bianca, cipolla bionda e scalogno. Scalogno l'ho messo io, in realtà non lo prevede la ricetta originale, ma secondo me non è male perché dà un po' un twist di sapori diverso alla nostra zuppa. Tritiamo finemente le nostre cipolle e le rosoliamo in padella con un po' di burro e sfumiamo con del vino bianco, sale e pepe. Quindi iniziamo. Prima cosa che mi viene da dirvi, molto importante: come si fa a non piangere tagliando le cipolle, visto che dobbiamo tagliarne una vagonata qua? Ci sono due modi. Qualcuno narra che bisogna tenere dell'acqua in bocca, quindi bocca piena, acqua, così, e tagli. Se no, anche coltello bagnato con dell'acqua. Io, ragazzi, non ne proverò nessuna delle due, perché voglio piangere per voi, quindi iniziamo. Grande bello. E se sei contento, non ti fanno piangere gli occhi. Veramente? Sara, social media qua dietro, mi ha detto che le lenti a contatto non fanno piangere. Io le lenti a contatto, adesso mettiamo alla prova questo consiglio, vediamo se funziona. Iniziamo. Abbiamo messo in padella un pochino di burro, le nostre cipolle tagliate, sale, pepe, abbiamo fatto prendere un pochino di colore, abbiamo buttato fuori un pochino di liquido dalle cipolle, sfumato con il vino bianco, coperto con un po' di brodo e, ragazzi, questa è la consistenza, ma non è ancora arrivata a cottura, deve essere quasi una poltiglia. Adesso cosa facciamo? Prendiamo il pane, l'olio e lo coloriamo in padella, dopodiché iniziamo a comporre, insieme anche al formaggio, la nostra zuppa di cipolle che andrà in forno a gratinare e poi la assaggiamo. Allora, abbiamo colorato il pane con un po' d'olio in padella, nient'altro. Ci mettiamo adesso, guarda, un pizzico di sale così, dopo ci grattiamo un pochettino di pepe. E adesso andiamo a vedere come sta la nostra zuppa di cipolle, che sta andando, si sta quasi spappolando, sta diventando molto molto cremosa grazie alla presenza del burro, del nostro caro e fedele amico burro. Adesso cosa facciamo? Una bella pentola di ghisa, un bel piatto fondo di ghisa. Questa in realtà non è fatta apposta, era una tagine marocchina, ho tolto la parte sopra e quindi la utilizzerò per andare in forno questa. Mettiamo sulla base il pane, poi mettiamo sopra la nostra zuppa di cipolle, un pochino di brodo, un pochino di pane, una grattata di gruyère. Stratifichiamo, inforniamo e godiamo. Andiamo in forno per una decina di minuti, visto che comunque qua già tutto è molto molto ben cotto. 190-200 gradi, 10 minuti. Forno grill, quindi per gratinare bene e far venire una bella crosticina, comunque caramellizzare un po' anche la cipolla, far sciogliere bene il formaggio. Devo dire una cosa, Sara aveva ragione, con le lenti a contatto non si piange. Quindi buttate via gli occhiali da vista e quando tagliate le cipolle... Ragazzi, procediamo all'assaggio, promette molto bene, c'è questa crosticina che è una roba proprio... Ragazzi,
è veramente buona, dolcezza delle cipolle. Bello, ti chiedo di ripetere. Sarina! Ragazzi, è veramente una bomba, dolcezza delle cipolle grazie al burro, il pane che comunque accompagna alla grande questo piatto. Provate a farla, è veloce, è buona, è profumata e soprattutto se la mangiate tutti quanti non è un problema. E poi se avete a contatto non si piange. Alla prossima!